Patto criminale tra imprenditori e non solo. Certamente nella indagine odierna sono anche coinvolti alcuni funzionari pubblici. In un'ipotesi abbiamo trovato anche un caso di corruzione, mentre in linea di principio e a fattor comune si trattava di omissioni d'atti d'ufficio, messo controllo, tutte attività evidentemente funzionali per far sì che il sistema reggesse anche di fronte ai controlli del NOE. Attività questa che poi peraltro dal punto di vista criminale si è incrementata dopo i controlli del NOE di Catania, e si sono cercate molto spesso di mettere pezzi giustificativi a livello documentale nelle delibere e nei formulari evidentemente per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, con false attestazioni tese a dimostrare un corretto smaltimento di questi rifiuti stessi, ma in realtà in molti casi addirittura erano completamente fittizi, cioè fatti anche da ditte che non avevano alcun impianto e che avevano anche e solo esclusivamente l'obbligo, tra virgolette, nell'ambito di questa associazione criminale, di produrre falsa documentazione e fare quindi false attestazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti. Quali sono gli episodi più gravi che avete accertato? Ma gli episodi più gravi ce ne sono tanti. In linea di principio, a fattor comune, possiamo dire che si trattavano di rifiuti che teoricamente venivano recapitati agli impianti in modo lecito, ma che in realtà una volta che poi venivano recepiti da quell'impianto o addirittura non arrivavano neppure a quell'impianto, venivano sotterrati, incendiati e comunque prendevano tutte altre destinazioni, chiaramente a tutto danno dell'ambiente e a tutto danno delle condizioni delle matrici dell'ecosistema. Persino venivano incendiati materassi, plastiche, sì, rifiuto di ogni tipo. In un caso abbiamo fatto un intervento in flagranza di reato, un trasportatore che aveva documentazione per il recapito di questi rifiuti in una discarica, in un impianto, in realtà li ha scaricati, li ha incendiati in mezzo a una campagna. Ma diciamo che l'indagine pone in evidenza anche una cosa molto importante. Il sistema di ciclo di questi rifiuti si fondava, tra le altre cose, in un intervento a favore dell'impianto che ha morfologicamente mutato le condizioni di un torrente e quindi per il passaggio evidentemente dei mezzi pesanti si rischia quindi a livello, diciamo, di disastro idrogeologico, perché in questo momento quelle condizioni di quella zona interessata proprio nei pressi di Taormina non risponde più a dei requisiti di sicurezza sotto il profilo idrogeologico, quindi i danni ambientali sono variegati e certamente tutti quanti di grande intensità, quindi non si tratta solamente dell'inquinamento del suolo o del sottosuolo o dell'atmosfera quando si incendiano dei rifiuti, si tratta anche, come in questo caso, del gravissimo episodio di aver mutato la morfologia di una determinata zona del territorio, esponendola a rischi in caso di alluvioni o in caso di altro genere di agenti atmosferici che possono poi evidentemente provocare delle tragedie, come purtroppo spesso accade. Perfetto, la ringrazio tantissimo. Prego. Grazie.